Le differenze tra uomo e animali sono diverse. Questi ultimi, dal punto di vista fisico, hanno gli artigli e altri metodi di difesa. Per quanto riguarda il quoziente intellettivo, invece, a cambiare è la quantità e non la qualità del cervello. Noi siamo vincolati dalla società e abbiamo la libera scelta di seguire i nostri impulsi, con capacità di ragionare, pensare e parlare. Gli animali hanno uno spirito libero, vincolati dall'addestramento umano fin dall'antichità. Nell'antico Egitto alle divinità venivano attribuite sembianze animali. Questo sottolinea lo stretto rapporto tra animali e uomo, soprattutto con i gatti, che venivano studiati e rappresentati grazie all'arte figurativa del XIV secolo. Questa usanza venne tramandata fino all'Ottocento, dove i protagonisti dei dipinti divennero i cosiddetti cani da borsetta. Gli animali domestici iniziano a diventare dei veri e propri membri della famiglia, tanto che iniziano persino a dedicargli i funerali. Oggi i cosiddetti animalisti sono coloro che difendono i diritti degli animali, mentre altri pensano che gli animali possono essere sfruttati a nostro piacimento. I primi test sugli animali risalgono ai greci, che li dissezionavano per capire meglio l'anatomia. Vengono utilizzati come cavie ancora adesso, ne è un esempio la cagnolina Laika, usata come cavia dei russi per imporre dominanza durante la guerra fredda. Tuttora si fanno esperimenti per moltissimi medicinali e prodotti di bellezza. Nel nostro paese la tutela degli animali e la lotta al randagismo sono principi fondamentali sanciti dal punto di vista normativo sin dal 1991, anno in cui è stata emanata la legge del 14 agosto 1991, numero 281, che enuncia il principio generale secondo il quale lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro essi al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale. L'allevamento si suddivide in intensivo ed estensivo. L'allevamento intensivo prevede la crescita, la riproduzione e la macellazione degli animali ai fini di una maggiore produzione per soddisfare la richiesta di carne. Oltre ad essere una delle principali cause di inquinamento nel mondo, queste aziende tendono ad ignorare il rispetto e il benessere dell'animale. L'allevamento estensivo prevede lo svolgimento delle attività naturali dell'animale che nella maggior parte dei casi assicura una migliore qualità di vita e materia prima. Questo tipo di allevamento prevede costi elevati per il mantenimento dell'igiene anche a causa dell'esposizione all'aria aperta degli animali. L'abbandono degli animali è un problema serio che colpisce molti paesi in tutto il mondo. Ci sono molte ragioni per cui gli animali vengono abbandonati, tra cui la perdita di interesse e l'incapacità di prendersi cura dell'animale. Questo può portare a un sovraffollamento delle strutture per animali, portando a condizioni di mantenimento scarse, qualora abbiano la fortuna di essere recuperati dalle strade. Nel caso contrario, invece, le probabilità di sopravvivenza si ridurranno al minimo, portando alla sofferenza dell'animale stesso.